Buonasera, ben ritrovati a Cuccioli e Campioni, il venerdì sera in nostra compagnia per portarvi nel mondo del Pescara Giovani, ma anche della prima squadra, perché come sempre abbiamo ospite un calciatore. Io saluto subito Marco Sansovini, che è il nostro coach. Ciao Marco. Ciao Mila, buonasera a tutti. Buonasera, com'è andata questa settimana di lavoro con i tuoi ragazzi? Bene, bene, sta procedendo sempre nel migliore dei modi. Sono contento innanzitutto perché riusciamo ad allenarci, abbiamo anche iniziato dei test match, quindi dai, siamo tutti più soddisfatti e fiduciosi. E questa sera i nostri ospiti a Cuccioli e Campioni sono gli under 14 di mister Luca D'Ulisse, che non è qui con noi perché si sta allenando con la Primavera, lui è collaboratore della squadra di Gigi Ervese. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, vediamoli qui in collegamento Zoom, benvenuti a Cuccioli e Campioni. Eccoci, c'è anche Massimo Profeta. Ciao Massimo, eccolo qui con gli occhiali da sole nella sua inseparabile auto. Complimenti Massimo. Adesso andiamo a salutare l'ospite principale di questa trasmissione, che è Nardoce Nzita, difensore del Pescara. Ciao Nardoce. Ciao mio. Benvenuto a Cuccioli e Campioni. Oh, ti faccio una domanda. Tu provieni dal Congo, classe 2000. Questi ragazzi hanno 14 anni e alla loro età tu che cosa facevi? Dove giocavi? Prima di Pescara ho giocato a Perugia e prima di Perugia Anderlecht in Belgio. E le scuole calcio come sono nel tuo paese? Non è come in Italia. In Italia è più duro, più fisicamente più duro, ma mi piace. In Belgio è un po' facile, tipo tatticamente, tecnicamente in Belgio è un po' meglio, ma non è uguale. Marco, cosa vedi in questo ragazzo, in questo atleta che ha anche una partecipazione in nazionale, partecipa anche alla nazionale Under 21, è un ragazzo di grandi prospettive? Assolutamente, essendo anche giovane è naturalmente di grandi prospettive e ha dimostrato comunque in questo scorcio di stagione di essere un giocatore credo importante per il Pescara, polivalente. E poi il fatto che abbia anche fatto il settore giovanile all'Anderlecht credo sicuramente che sia un punto a suo favore, perché è uno dei settori giovanili più importanti. Poi il calcio in Belgio sta avendo un'escalation importante. Massimo, a te la parola. Su Nzita. Beh, insomma, ha già detto parecchio, devo dire, Nzita, perché già nel partire il bigliettino da visita, il bigliettino tra virgolette Anderlecht, dice molto per un giovane, come sosteneva lo stesso Marco che saluto. È un club glorioso che fonda tantissimo la sua attività sul settore giovanile. È arrivato in Italia lo scorso anno a Perugia, ha soltanto 20 anni, 21 febbraio 21 anni, quindi stiamo parlando di un ragazzo molto giovane. A Perugia si è messo in luce con Massimo Oddo, che gli ha dato subito fiducia. Massimo Oddo ha avuto una stagione travagliata lo scorso anno fino a dicembre, ha fatto molto bene, c'è da dire, Massimo, sino al termine del girone di andata, perché il Perugia era in piena zona playoff, ha esordito con lui nella partita di La Spezia, poi ha giocato contro il Pescara a dicembre 2019, risultato finale 3-1 per il Perugia di Oddo. Devo dire che io non conoscevo Nzita, mi ha fatto un'ottima impressione, non perché sia qui adesso ospite della tua fortunatissima trasmissione Mila, ma in realtà non lo conoscevo e ricordo che fu schierato terzino sinistro da Massimo Oddo e praticamente annullò Galano, che stava vivendo un grandissimo periodo di forma. Poi ha giocato tanto l'anno scorso, almeno con Oddo, soprattutto poi con Cosmi le cose non sono andate diciamo per il verso giusto. Nel finale di campionato, quando è tornato Oddo, addirittura ha anche fatto la finale di ritorno, gli interi 120 minuti in campo contro il Pescara. Questo magari non è un bel ricordo per Murdoch. È arrivato a Pescara grazie proprio a Massimo Oddo, che lo ha voluto, quindi è stato accontentato. Il suo esordio
c'è stato nella partita di Venezia del 20 ottobre, esordio dal primo minuto. C'è da dire che insomma non è stata una trasferta da ricordare, per così dire, per i biancazzurri, sconfitti 4-0, ma anche per lo stesso Vardoc, che è stato espulso, doppia ammonizione, la prima intorno al 33esimo e poi mi sembra 15-20 minuti dalla fine, sul risultato di 2-0 per i lagunari. Per quanto riguarda le caratteristiche, ha anche segnato un gol col Pescara, perché lì c'è stato un mezzo giallo nella partita di Coppa Italia col Parma. Mi confermi Vardoc, perché sì, l'ha detto Bellulli, invece poi hai segnato tu, insomma, a fine gara, sì, un gol ininfluente, il Parma vinse 3-1 la partita di Coppa Italia di fine ottobre. Per quanto riguarda, secondo me, le caratteristiche di Vardoc, io lo vidi bene in quel Perugia-Pescara 3-1 da terzino sinistro, però secondo me è un ottimo quinto, questa è la mia sensazione, poi mi posso anche sbagliare, perché lui è un giocatore molto istintivo, è molto istintivo, molto veloce sulla fascia, anche un buon giocatore dal punto di vista tecnico, secondo me da quinto sulla fascia sinistra può dare molto. Ha giocato anche difensore centrale, lo abbiamo visto per esempio quest'anno nella partita di Ferrara contro la SPAL, nella difesa 3 ha giocato difensore centrale, naturalmente come braccetto di sinistra. Secondo me non è proprio il ruolo a lui più congeniale, però magari all'occorrenza lo può anche ricoprire. Ecco, io dico che secondo me come quinto a sinistra può fare molto, all'età dalla sua può migliorare tantissimo, però credo che le caratteristiche siano quelle. Allora, sentiamo Mardoce, questa descrizione è giusta? Ti ci vedi? Sì, è vero che io ho fatto Anderlecht, giocato sempre come terzino e poi sono arrivato a Perugia, Odo mi ha fatto giocare come quinto, il difensore centrale a sinistro, e sì, ma adesso io mi sento meglio come terzino quinto. Bene, allora, prima di iniziare il fuoco di fila delle domande al nostro Mardo, diciamo così, che è più semplice, andiamo a vedere come lavorano gli under 14 di mister D'Ulisse. Sentiamo proprio il tecnico che non è qui stasera con noi, ma lo ascoltiamo intervistato da Luca Teseo. Lo scopo e l'obiettivo è quello di farli comunque diventare degli uomini corretti, sani, e giusti per la vita. La società ci aiuta tanto, e ogni qualvolta che abbiamo delle richieste ci accontenta sempre in positivo e sempre per il bene dei ragazzi. Figura introdotta proprio oggi in allenamento è una figura, io credo a quest'età, fondamentale, la figura del preparatore atletico, ma è una figura dove, più che preparatore atletico specifico, è una figura dove occorre e va a curare tantissimo il discorso della crescita, stando attenti appunto a farli crescere bene, a farli crescere sani e dandogli un'organizzazione anche a livello fisica idonea per quest'età. Ma è un gruppo interessante, ragazzi molto volenterosi, hanno molta voglia di fare, che è fondamentale per quest'età. E anche un gruppo interessante, misto, dove c'è della buona qualità, c'è della buona intensità, sono ragazzi intelligenti, ma specialmente ragazzi ben educati e volenterosi. Dico a loro che la positività deve essere una cosa fondamentale in questo periodo di crescita. Poi chiaramente ci sono delle regole ben precise a cui teniamo tanto per quanto riguarda l'educazione, ma per quanto riguarda il discorso di vita. Questo è fondamentale. Poi chiaramente, come hai detto tu, indossare la maglia, in questo caso del Pescara, è una maglia pesante, ma da cui puoi trarre solo dei vantaggi e sicuramente puoi crescere in maniera idonea, sana. È una guida fondamentale, importante. Hai detto tu benissimo, persona molto attenta, non ci fa mancare nulla, è sempre disponibile e secondo me in un settore giovanile avere una figura come quella del presidente Sebastiani è fondamentale. Noi non siamo che altro fortunati ad avere lui. Mister Luca D'Ulisse, che per motivi di lavoro non è con noi, però tu lo conosci bene, vero? C'è una,
una sorta di vicinanza, no? Di calcistica. Assolutamente, sì, sì, poi ci confrontiamo spesso, tra l'altro il gruppo che io alleno proviene, diciamo, da lui, era lui l'allenatore dei miei ragazzi attuali. È un allenatore che con una passione veramente infinita, a parte una bravissima persona, molto pulita, e è un grande lavoratore, un grande tecnico sicuramente, quindi i ragazzi sono fortunati ad averlo come allenatore e consiglio loro vivamente di ascoltarlo in tutto e per tutto. Ragazzi, voi lo ascoltate l'allenatore? Sì. Può dircelo Paolo Di Silverio, che è l'allenatore in seconda? Sono bravi questi ragazzi, sono diligenti, mister? Sì, sì, assolutamente. C'è ben poco da rimproverare a questi ragazzi. Si stanno veramente impegnando al massimo, cercano di seguire quelle che sono le direttive del mister e siamo veramente contenti di loro. E sentiamo come se la cavano a fare gli intervistatori. Prima domanda per Mardon Zita da Gabriele Bucco. Buonasera a tutti, volevo chiedere a Zita dove si allenava da ragazzo e quale differenza ha notato quando è arrivato qui in Italia. Io ho giocato in Anderlecht 14 anni e dopo sono arrivato a Perugia. È un po' difficile in inizio perché è più fisicamente è più pesante, tatticamente deve essere attento sempre e non posso mollare. In Belgio non è così, in Belgio è più facile, gioca calcio un po' diverso, ma non è come in Italia e sì, così. Samuele Cipollone, la tua domanda. Buonasera a tutti, volevo chiederti come sei stato accolto dalla squadra del Pescara. Sì. They welcome me good because I came in the team and there were a lot of young players and also old players with experience in Serie A, in other teams, other countries, but they helped me good in the team. Ha detto che è stato accolto molto bene, c'erano tanti giocatori in questa squadra, giovani come lui, ma c'erano anche giocatori più esperti con esperienza anche in Serie A e tutti gli hanno dato un grande benvenuto. L'altra domanda è da Lorenzo D'Antonio. Buonasera a tutti, volevo chiederti come ti sei sentito quando sei stato chiamato dal Pescara e se ti saresti mai aspettato di partire così questa tua nuova esperienza a Pescara. Allora, in italiano un po' difficile, in inglese I was very happy because I knew when I was in Belgium that Pescara was a big team that played in Serie A. There are a lot of players that played in other countries like Verratti, and I was very happy that I would play for Pescara. It was because in my head I was still my head in Perugia, but Pescara came and I was very happy. And I love the city, I love the club, I love everything here is good. Lui è stato molto felice di venire a Pescara perché conosceva già il Pescara, ne aveva sentito parlare in Belgio, aveva sentito che tanti giocatori di questa società erano partiti per altri club all'estero come Verratti, anche a Perugia aveva sentito parlare di Pescara e quindi è stato contento quando è stato chiamato da questa società. Altra domanda, vuoi commentare, scusami, perché tra poco tu dovrai andare via, quindi per un ragazzo che arriva dall'estero, sentir già parlare di Pescara È una bella soddisfazione per la nostra squadra, per la nostra società. Sicuramente. Se ne parla, insomma, anche all'estero. Ma certo, non saremo il Milan, la Juve, però insomma comunque Pescara negli anni si è fatta conoscere, già tanti anni fa comunque è una realtà consolidata e adesso anche con i giocatori che sono transitati qui e ora sono nei top club europei tipo Verratti, ma anche Immobile, Insigne, che comunque legano il loro nome a Pescara, ci stiamo facendo conoscere un po' in Europa e anche in tutto il mondo, quindi è ovviamente un motivo d'orgoglio. Tommaso D'Arcangelo. Buonasera a tutti, buonasera Anzita. Volevo chiederti che ruolo avevi appena iniziato a giocare a calcio. I started to play like a striker
l'attaccante. I was a striker, and because in Anderlecht the learners play different positions. I was first attaccante, then I played in the midfield, and when I was 17 years old, I played defender come terzino. Ha capito anche Annuisce, vuoi tradurre tu, Marco? La traduzione lascia a te, penso di aver capito che... Ha fatto un po' tutti i ruoli, ha cominciato l'attaccante nell'Anderlecht, poi piano piano centrocampista. Però è interessante che lui ha cambiato l'ultimo ruolo, diciamo, verso i 17 anni, se non sbaglio. È vero, bravo, 17 anni, bravissimo. Ecco, quindi per far capire anche ai ragazzi comunque che magari quando l'allenatore vi prova in altri ruoli... Non bisogna fissarsi solo sul nostro ruolo attuale, perché poi a questa età, all'età loro, c'è una crescita incredibile, lo devono imparare a fare un po' di tutto e si può trovare la consacrazione anche in età più avanzata riguardante il ruolo. Massimo, questa versatilità di Nzita dipende proprio da questo? Il fatto che abbia giocato in altri ruoli prima? Ma sicuramente anche per le capacità dal punto di vista fisico di questo ragazzo, che si vede che quando parte sulla fascia ha una grande velocità, questa propensione naturale anche a spingere, questo secondo me lo ha aiutato molto a ricoprire diversi ruoli, come spiegava poc'anzi. Per esempio Marco ha detto una cosa sacrosanta, ha perfettamente ragione, i giovani devono abituarsi a ricoprire più ruoli, perché poi è il tempo che dirà qual è il ruolo più congeniale alle caratteristiche di ognuno. Per esempio, ti faccio proprio brevemente, Drudi, che è un difensore centrale, non sapevo che giocasse da centrocampista centrale all'inizio della carriera, e stiamo parlando quando lui militava nel Cesena in Serie B. Ecco, non l'avrei mai immaginato. Però è anche giusto che sia così, perché pian piano col tempo riesci a capire quali sono le tue qualità, le tue attitudini. Tu dove giocavi all'inizio, Marco? No, io sempre davanti. Sempre davanti. Io sempre davanti. Da piccolino però ogni tanto ho giocato anche da mezzala, facevo anche il libero, quando c'era ancora il libero, sì, ma da piccolino. Però mi ha aiutato questa esperienza. Andrea Di Gravio. Dato che oggi c'è la tendenza a far ripartire l'azione con lo scambio tra portiere e difensori, okay, con i prevedibili rischi, volevo sapere se eri d'accordo con questa interpretazione. They need to have a good communication, and because one error it can be a goal, so they have to have a good communication. And for me it's like the goalkeeper has to decide if he feels that it's the moment to play football. They play. If he feels that we have too much pressure and we have to go up, he's giving this the signals. So yes. Dice che per questi passaggi di palla ci deve essere una ottima comunicazione tra il portiere e il difensore, una grande complicità, e soprattutto deve essere il portiere a capire se è il momento giusto di far ripartire l'azione. Posso fare i complimenti a questo ragazzo che ha fatto, sì, come si chiama? Gli voglio fare i complimenti, ma sono sinceri. Si chiama Andrea. Ecco, perché lui ha centrato il problema del calcio moderno. A me non piace affatto, è aberrante vedere questo giropalla stucchevole tra portiere e difensore. Per carità, è un modo di giocare che hanno un po' tutte le squadre. Però succede spesso, se non lo sai fare, che tocchi molto di più il pallone un portiere che un centrocampista, che invece è deputato a tessere la manovra. Ecco, volevo dire solo questo, però la domanda del ragazzo è stata molto, ma molto interessante. Molto tecnica. Quello che diceva Mardo è che la scelta sta al portiere, è lui che deve decidere cosa fare. Andiamo avanti con Cristiano Rizzio, la tua domanda. Buonasera a tutti, io volevo chiedere com'è stato per te lasciare tutto e venire qui in Italia, se è stato molto duro oppure ti sei trovato subito bene? In the beginning was, for me was not hard, because I was, when I played in Anderlecht the last year, I was in, how do you say, a school, a special school where you don't sleep at home. I was sleeping with all the players of Anderlecht, they came from far. But then when I came in Italy, the beginning was a little bit hard, because I didn't understand the language, the mentality of the Italian people, and it was hard. But then, because I had players that spoke English, Italian from other countries,
I feel better. Ha detto che all'inizio non è stato difficile abituarsi all'idea di cambiare casa, perché lui era a scuola, però a scuola già dormiva fuori casa, viveva in una sorta di convitto. Poi quando è arrivato in Italia è stato difficile abituarsi perché nessuno parlava l'italiano, cioè lui non parlava l'italiano, però ha trovato poi dei giocatori che parlavano l'inglese e piano piano si è ambientato, l'hanno aiutato. La domanda successiva di Daniel Esposito. Buonasera a tutti, volevo chiederti se hai un idolo o comunque un giocatore a cui ti ispiri nel calcio di grandi livelli, ad esempio Serie A o Premier League. When I was young, I loved to watch Patrice Evra. He was a role model for me because he was a strong player, quick, and I loved to play like him, to try to be like him because he has a strong mentality. Allora, lui amava, quando era piccolo, amava molto un calciatore, però devi... Can you repeat the name, please? Vuoi ripetere il nome? Patrice Evra. Ah, Patrice Evra, ok. Patrice Evra perché era molto forte, era un giocatore molto certo. Deciso, con un grande carattere. Ed ora, now? Now, if I would watch a player, I love Marcelo. Marcelo, adesso, se dovesse giudicare un giocatore. E Teo Hernandez? Ah, anche lui è forte, sì. Bene, allora andiamo a Marco Fabi, il prossimo, la prossima domanda. Volevo chiedere quali erano le emozioni che provavi quando scendi in campo? I feel before every game some stress, but it's good stress, because every game I want to show the people that we are a good team, I can play football and I'm happy to be here. Ok, dice che ogni volta che entra in campo prima prova una sorta di stress, però è uno stress positivo perché lui ha voglia di giocare, deve dimostrare quello che vale ed è contento di essere in una buona squadra. Altra domanda, Firmani, Giuseppe Firmani. Buonasera a tutti, volevo chiederti qual è l'obiettivo che ti poni come giocatore professionista? My purpose when I came to Italy was to learn how to be a good defender, because Italy is a country of good defenders. I want to learn to be a good defender and then to play at in the first division. Serie A is the dream, the objective in my career. So I want to play at a high level in Italy, and if I can go outside, it would be good, like the Premier League. And yes, that's it. Ha detto che lui in Italia vuole soprattutto imparare, vuole imparare ad essere un buon difensore, perché l'Italia è un paese di buoni difensori, di bravi difensori, e spera di poter approdare in una squadra di Serie A in Italia o anche all'estero. Il tuo commento, cosa dici? Come sta andando? Ma io mi volevo ricollegare al discorso del suo idolo passato, no? Quindi ho notato delle similitudini fra lui ed Evra, proprio perché Evra inizia la sua carriera da attaccante, arriva addirittura in Italia, gioca in Serie C nel Marsala ed è una punta, e poi invece arriva ai massimi livelli del calcio mondiale da terzino, quindi... come dicevo prima, si può arrivare al consolidamento del proprio ruolo, del proprio essere giocatore anche in età avanzata. Sei d'accordo, Massimo? Assolutamente, sono molto d'accordo con Marco. Lo richiama anche, se vogliamo, Patrice Evra. Ragione Marco, anche per le movenze, le caratteristiche, gli auguriamo di fare la sua stessa carriera, perché ha fatto un carrierone Patrice Evra, ma fondamentalmente... io dico che Zita è un giocatore istintivo, anzi vorrei che glielo chiedessi, secondo me è molto istintivo. Are you an instinctive player? If I feel, yes, if I feel the good moment to do something, I will do it. I'm not scared to try something, but in football you have to choose the moment. And sometimes it's hard to do a dribble in the front or in the back when everyone is putting pressure on you. You have to choose a good moment.
Dice che lui dipende dal momento, deve sentire che è un buon momento, perché il calcio è fatto anche di avvertire il momento giusto, quando è il momento giusto di fare un dribbling o un altro passaggio, un'altra azione. È una questione anche appunto di cogliere il momento. Marco, noi ti salutiamo perché sappiamo che tra poco è l'ora del tuo allenamento. Si sa qualcosa di campionati? Io te lo chiedo sempre perché... Ancora niente. Ancora niente, quindi stesso problema per i ragazzi di mister Dulissio. Paolo Di Silverio, Dulisse, Paolo Di Silverio, come vi state comportando senza poter giocare? Come vivete la vostra routine? È un po' atipica, la settimana viene vissuta in maniera un po' atipica, perché allenarsi con l'obiettivo poi della partita del fine settimana è molto più stimolante. Però come ho detto prima, ripeto, i ragazzi stanno comunque mettendo sul campo un grandissimo impegno e non abbiamo nulla da rimproverare, cerchiamo di rispettare il più possibile anche quelle che sono le indicazioni del protocollo anti-Covid e niente, continuiamo a dare tutti quanti il meglio di noi stessi per farci trovare pronti in attesa del ripristino delle attività, sperando che avvengano il più presto possibile. E intanto voi continuate l'allenamento, andiamo proprio al Poggio degli Ulivi per vedere i ragazzi al lavoro, il servizio di Luca Teseo. Mi chiamo Nicolo Vischia, questo è il mio terzo anno a Pescara, faccio la mezzala, vado solo di Teramo, viaggio ogni giorno per venire a Pescara. Sono Cristiano Di Zio, vengo da Cappelle sul Tavo e gioco a Pescara da 5 anni. Io quest'anno devo fare molti sacrifici perché frequento il primo superiore, quindi ho da fare molti compiti e devo studiare molto, perché oltre al calcio è molto importante anche la scuola. Noi siamo un gruppo molto unito, però anche molto forte. Ieri, l'anno scorso, abbiamo fatto un campionato nazionale, siamo arrivati secondi, terzi, con squadre importanti, e quest'anno dovremmo fare un campionato, credo, anche nazionale. I giocatori del Pescara a cui aspiro molto, come l'esempio Meushai, che gioca al Pescara, ed è un grande esempio, secondo me, per i giovani. Mister Luca Dulisse, secondo me, è un grande mister che ci sa fare con i giovani. Lui ci sta insegnando molto, ci fa giocare sempre, diciamo, alti, ci fa pressare sempre, fa giocare palla a terra e fa girare molto la palla, come cosa che piace molto a me. Non buttiamo palla, con lui giochiamo proprio il calcio, vero? Mister è un ottimo mister, l'abbiamo avuto quest'anno, mentre il mister Paolo è già 2 anni che l'abbiamo, e abbiamo anche altri dirigenti. Altri dirigenti e anche un nuovo prof che è entrato oggi a far parte del nostro staff. Per me questo è un onore, so che però la maglia va guadagnata, va sudata, infatti sono pronto a impegnarmi sempre, a dare il massimo per continuare a portare questa maglia. Significa molto perché società professionistica di Serie B, ho fatto un bel passo in avanti, credo, ci metto sempre tutto nell'allenamento, ogni partita, per migliorare e per arrivare a quello che voglio fare, cioè il calciatore. Salutato Marco Sansovini, che è impegnato con la sua squadra. Abbiamo visto questi ragazzi bravissimi, spigliati, pieni di sogni e di volontà, di forte volontà all'opera. Adesso li ritroviamo collegati in Zoom per continuare a fare le domande a Mardo Nzita. È il momento di Cristian Marcantonio. Buonasera a tutti. Volevo chiederti come ti trovi con i moduli che ha tua mister Breda, perché ho visto che ti fa giocare molto. Sì, alcune volte da titolare e altre invece
ti fa entrare al secondo tempo? The formation for me is a good formation because the other teams, they don't know how to put pressure on us. So I play Quinto, it's easy for me to get to go to the goal or to make actions to give to the strikers. Dice che nella formazione di Breda si trova bene, anche nel modulo di Breda, è un'ottima formazione, ma la posizione in cui lui gioca gli dà ampi spazi per potersi muovere e per collaborare poi al gol, per produrre gli assist per il gol. Andiamo avanti, adesso la parola a Simone Grosso. Simone Grosso. Buonasera a tutti. Buonasera. Volevo chiederti quali differenze hai notato tra il campionato italiano e quello in Belgio in cui tu giocavi. So the championship, I would say like the Belgian championship is not even intense like in Italy, because in Italy all the teams can win or lose. You never know what's happening in the game. And in Belgium, mostly the top clubs, they always win of the teams above the classement. Dice che la differenza principale è che il calcio italiano è più intenso e anche più equilibrato, perché in ogni partita si può vincere, perdere, pareggiare, è un'incognita, mentre invece quello belga è più delineato, i risultati sono più prevedibili. Massimo, vorrei farti intervenire per chiederti se condividi questa affermazione di Mardo. Beh, insomma, se lo dice lui ci dobbiamo fidare, perché effettivamente è così. Vabbè, ma il campionato italiano poi è un campionato molto difficile, lo diceva proprio all'inizio nella sua presentazione. È un campionato molto tattico, un campionato nel quale bisogna anche rispettare i dettami dell'allenatore, proprio perché il calcio italiano è diventato molto tattico, ma in realtà sta diventando tattico a tutte le latitudini. In Belgio probabilmente c'è più libertà da parte dei giocatori, che possono crescere in un altro modo, però probabilmente anche lui, siccome è giovanissimo, è chiaro che stiamo parlando di un ragazzo che ha soltanto 20 anni, Mila, quindi ha fatto una trafila nel settore giovanile, uno dei settori giovanili più gloriosi della nostra Europa, vale a dire l'Anderlecht, dove davvero, ripeto quello che ho detto prima, si cura proprio la tecnica, la qualità di un ragazzo. Adesso è arrivato in un altro mondo, ma in un mondo in cui, cioè quello italiano, in cui può ancora di più, secondo me, imparare a stare in campo. Perché il calcio italiano è questo, ti insegna a stare in campo. E quindi io credo che sia un'ottima palestra per Nzita, il calcio italiano. Francesco Marchegiani, e ricordiamo che qui ci sono due figli d'arte, Daniel Esposito e Francesco Marchegiani. Ti dicono qualcosa questi nomi, Massimo? Beh, come no? Beh, insomma, Francesco Marchegiani è il figlio di Franco, immagino. Daniel è il figlio di Mauro. Daniel, sì, di Mauro, che già lo sapevamo, assolutamente. Volevo chiedere se sono entrambi, hanno ripreso dai rispettivi genitori, cioè attaccante Esposito e centrocampista mediano. Io sì. Sì. Esterno proprio. Tutti e due, Daniel? No, io non sono. Daniel sì, dice. Francesco? No, io no, terzino sinistro. Ah, terzino sinistro. Allora, Francesco, rimaniamo collegati con te, perché tocca a te fare la domanda. Buonasera a tutti. Allora, volevo chiedere qual è stata la tua emozione quando hai disputato la prima volta da professionista. No, yeah, I was very scared, a lot of stress, too much tension. I was thinking a lot about my family, everything, the moments, but I was very happy to be on the pitch. Provava lo stress, era molto emozionato, aveva un po' di paura e pensava tanto alla sua famiglia, ma era felice di trovarsi al debutto da professionista. Prossima domanda da Matteo Marucci. Buonasera a tutti. Volevo chiedere qual è la squadra con cui hai sempre sognato di giocare. Big fan of Arsenal, the team in London, in England. Arsenal, questo è stato il suo sogno, era il suo sogno. Andiamo avanti con Alessio Pierdomenico. Buonasera a tutti. Io volevo chiederti, ciao, se nella tua carriera calcistica hai subito qualche infortunio
Se sì, hai temuto di non poter più tornare a giocare? Yes, I got since I'm 17, every time in the year I have a problem at my adductor because I train a lot, I run a lot and I shoot a lot, so sometimes I feel pain in my legs, but it's not, in the beginning I was very scared because I don't love to play with pain, but now I know how to play because I came in Italy, they helped me with some programs that I can do to play without the pain. E dice che in passato gli è accaduto, aveva 17 anni, di avere uno stiramento agli adduttori e è stato male per diverso tempo, aveva forti dolori, però lui giocava molto, non si tutelava. Adesso invece non teme più questo perché segue dei programmi di allenamento, di preparazione atletica mirati, precisi e quindi si sente più tranquillo. Andiamo, Profeta, qui c'è un profeta che si chiama Nicolò, io sono indecisa se dare la parola a Nicolò Profeta o Massimo Profeta. Massimo, no, vuoi Nicolò. Diamola a Nicolò. Diamo la precedenza a Nicolò, vai Nicolò, la tua domanda. Buonasera a tutti e volevo chiederti, c'è qualche altro sport oltre al calcio di cui sei appassionato? Sì, I'm a big fan of basketball, I love to watch basketball, the NBA. I try to watch every game because all the games are late, so I have to watch out because the day after I have training. È appassionato di basket, segue molto la NBA, assiste anche a diverse partite in televisione, però deve stare attento perché per il fuso orario si svolgono in un orario diverso, quindi tardi, e lui si deve svegliare presto per allenarsi. Prossima domanda, quella di Daniele 40. Buonasera, volevo sapere, secondo te, qual è la tua migliore caratteristica di calcio, cioè del calcio? When I have the ball, I'm quick with the ball. I go quick, I keep running, I love to run. I'm a guy that never stops run, I run with the ball and also I have a good cross, I love to put crosses. Dice che la sua caratteristica migliore è che quando ha la palla lui la difende, corre, e corre veloce, non la molla ed è anche molto bravo nel cross. Ancora Santuccione, Francesco Santuccione. Secondo te quanto è importante l'alimentazione per i giovani ragazzi? You have to eat good, very good, that's important, and drink a lot of water. Because you're gonna train a lot and you don't want to stop football because you have cramps. Dice che devi nutrirti bene, bisogna mangiare sano e bere tanto perché ci si allena e non si deve correre il rischio di fermarsi a causa dei crampi. La parola a Francesco Soccio. Volevo chiedere cosa ha provato dopo il suo primo debutto. I was very happy. I was free mind in my head. I felt good. I was doing something that I really love. It's something that I really love. Mi sono sentito bene, avevo la mente libera perché sapevo che avevo fatto qualcosa che veramente amo. Cristian Spadafora. Buonasera a tutti. Volevo chiedere quando hai capito che il sogno di diventare calciatore poteva diventare realtà. 15 years old. I realized that I can really play football. I had to choose because going to school or play football. And I said, if I go for the one, I have to go 100%. So I chose football and I never stopped dreaming and I'm still playing football. Did you stop going to school? No, I still went to school. Ok, lui ha capito a 15 anni che sarebbe diventato un calciatore, lì doveva decidere se scegliere di puntare sulla scuola o sul calcio, lui ha scelto il calcio ma ha comunque concluso gli studi ed è andato avanti e ha sentito che il suo sogno si stava realizzando. Robert Trave. Buonasera a tutti, volevo chiedere... Se dovessi scegliere tra tre giocatori, con quali vorresti giocare? Ronaldinho. Uh-huh. The second player I will choose Maldini. Uh-huh.
And the last player I will choose Ronaldo, the Brazilian. Mm-hmm. Quindi avete capito, ragazzi, credo che non ci sia dubbio. Ronaldinho, Ronaldo e Maldini. So, un misto di passato e presente, a mix of past and present, Marlon. Yeah. Allora, sentiamo adesso Pierpaolo Finocchio. Qual è stata la squadra, o meglio il mister, che ti ha fatto fare il salto di qualità e fatto diventare un calciatore professionista? Anderlecht, because I was there since my 5 years old, but I will also give credit to Perugia because they gave me my first professional minutes. Ok, Anderlecht perché lui era lì da quando aveva 5 anni, direbbe questa squadra, però anche il Perugia perché è la prima che gli ha permesso di firmare un contratto da professionista. Massimo Varagnolo, vai. Ciao Massimo. Io volevo chiedere quali sono gli aspetti più belli di essere calciatore, di essere un calciatore. Is the most beautiful aspect is you can play football every day, you train every day, you play, you do something that you like and yeah, that's for me the best feeling, to play football, to touch a ball every day, to run, to do what I like. Dice che l'aspetto più bello è quello di potersi allenare tutti i giorni, poter giocare a calcio tutti i giorni, correre e fare tutti i giorni qualcosa che lui ama fare. Ultima domanda per Alessandro Zuccarini. Quando eri piccolo, i tuoi genitori credevano in te? Yes, they believed a lot in me because my family is a family that play a lot of football. We love the football and my parents are always behind my back, so push me. Sì, i suoi genitori credevano in lui perché loro amano molto il calcio e lo hanno sempre spinto a giocare a calcio. Noi abbiamo terminato il giro di domande, c'è il mister che vuole chiedere qualcosa a Mardò, mister Di Silverio. Sì, ciao Mardò, ti chiedo, dopo i nuovi arrivi di gennaio, dove può arrivare questo Pescara? For me, I think we can end in the middle of the table. In the middle of the table. Okay. Dice che possono arrivare a metà classifica con i nuovi acquisti. A questo punto io chiedo il coinvolgimento di Massimo Profeta a questo Pescara tra le società più attive in Serie B. Che cosa può, dove può puntare, a che cosa può ambire adesso? Intanto deve puntare a una sola cosa, che è la salvezza, che credo che sia l'obiettivo principale di questa squadra, non si può pensare ad altro. Milan in questo momento, la squadra è ultima in classifica, cioè i numeri non mentono mai, è stato fatto un mercato secondo me importante a gennaio, certo se fossero arrivati magari nella sessione estiva questi giocatori sarebbe stato molto meglio, però insomma è inutile fare delle polemiche, la società ha fatto quello che poteva in questo mercato, è stato un mercato, ripeto, importante, con giocatori di esperienza, di spessore, di personalità, di forza anche fisica, che è un po' quella che mancava al centrocampo, e il Pescara adesso affronterà la Regina, è uno scontro diretto, non si può fallire, bisogna cercare, bisogna provare a vincerla, mettiamola così, senza rischiare di perderla, perché questo è uno scontro diretto. Pescara viene da 3 sconfitte consecutive, tra l'altro si affronteranno, Mila, questa è una curiosità, 2 delle squadre che hanno cambiato di più nel mercato di gennaio, perché la Regina ha effettuato ben 11 operazioni in entrata, ci sono giocatori importanti, Menes che già c'era dall'inizio della stagione, diciamo che l'elemento più rappresentativo, insomma ha giocato con Roma, Milan, Paris Saint Germain, è un giocatore che tra l'altro è tornato abile e arruolabile proprio nell'ultima partita dopo un'assenza di 8 settimane causa infortunio muscolare, però insomma ci sono giocatori importanti, lo stesso Edera che viene dal Torino, un classe 97 di grande qualità e fantasia, o Okwonkwo, un nigeriano che era stato accostato al Pescara in questa sessione di mercato, Kisley, un altro nigeriano che è un giocatore che è già militato in Serie B nel Perugia e nella Cremonese, insomma questa è una partita difficile, una partita delicata, una partita nella quale il Pescara dovrà usare la testa. L'unico obiettivo in questa stagione, Mila, consentimelo perché io non ne vedo altri, è la salvezza e speriamo di poterla centrare. E poi Baroni in panchina.
Regina. Sì, poi c'è Baroni in panchina, un altro incrocio, non è la prima volta che accade, insomma è stato allenatore nel 2014-2015, poi sappiamo come è andata a finire, no? La vigilia dell'ultima partita ci fu il cambio di guida tecnica con l'arrivo di Massimo Oddo, promosso dalla Primavera, Oddo che addirittura riuscì a centrare la finalissima playoff col Bologna, sappiamo tutti com'è andata, poi addirittura vinse il campionato l'anno successivo, insomma Baroni che tra l'altro non ha fatto bene a Pescara, questo è poco ma sicuro, ma aveva fatto molto bene a Lanciano l'anno precedente. Ed ora è il classico momento della Primavera del Pescara che come la prima squadra ha avuto dei cambiamenti con il mercato invernale, sentiamo che cosa è successo, conosciamo i volti nuovi con Luca Teseo. Mister Iervese dopo il 3-3 contro la Regina ora arriva al Poggio una squadra importante, una squadra che comunque ha obiettivi di un certo calibro e questo Pescara è anche un po' rivoluzionato da questo mercato. Sì, dopo la prestazione di Reggio, il 3-3, diciamo che obiettivamente non siamo stati bravi nella gestione del doppio vantaggio e non è stata sicuramente la miglior partita, però devo dire che ecco, il 3-3 è maturato dopo veramente il doppio vantaggio e lì abbiamo commesso qualche errore di troppo. Rivoluzionata diciamo di sì, perché sono andati via dei ragazzi molto validi, Giambò, Rossi, Quacquarelli, ragazzi bravi, Ciafardini pure, e sono arrivati altri, due ragazzi nuovi che vediamo un attimino. Ringrazio Genoa per quello che ha fatto, ringrazio tutto, mi sono trovato molto bene, però c'è stata l'occasione di venire qua anche perché i campionati sono bloccati, under 18, e ho deciso di prendere il Pescara la Primavera. È un'occasione di crescita personale per me. Ho scelto di venire qui per una nuova esperienza, mi hanno parlato bene di Pescara e sono felice di questa scelta. Ringrazio il Casarano per questa possibilità e cerco di farla al meglio. Obiettivamente il discorso settore giovanile è quello, no? Quindi noi dobbiamo cercare di preparare, l'obiettivo principale è quello di preparare i ragazzi per la prima squadra e di conseguenza anche di venderli e quindi poi sta alla società decidere quali e come. E sono arrivati questi due ragazzi nuovi, ma oltre a questi due ragazzi nuovi abbiamo anche ragazzi bravi dietro che in questo momento avranno anche loro la possibilità di mettersi in evidenza e avranno più spazio e quindi sì, continuiamo a lavorare bene su questi ragazzi. Sentiamo quali sono le sensazioni di Mardo alla vigilia di questa partita. Come ti senti, Mardo, a 24 ore da questa gara con una squadra che tu hai avuto modo di conoscere? I feel good. The team is good. We train good, hard. We know that we need to win this game. It's an important game for us. We're last in the table, so we cannot make errors. We have to go hard, strong. And I know that the team is possible to do it. Dice che si sente bene, che si rende conto dell'importanza di questa partita per la classifica, conosce il valore dell'avversario, ma sente anche che loro possono fare molto bene. Allora, noi ringraziamo. Senti, scusa Mila, puoi far dire a Mardoc, giusto per così, per chiudere questa serata, questa splendida trasmissione, nu sem nu, che è il motto che caratterizza i tifosi pescaresi. Vedi un po' se ci riesci, dai, che è bello. Nu sem nu. Bravissimo. Grandissimo. Poi lui conosce bene Vincenzo Lambertini, eh? Ah sì? Vincenzo. Sì, lo conosce. Ma a portarti a Pescara è stato invece chi? Chi ti ha portato a Pescara, Mardo? Who wanted you to come here? Who wanted me? The coach, Mr. Oddo. He knows me because I was at Perugia, but also the presidente knows me as well. Ah, ok, il presidente Sebastiani, sì, è Massimo Oddo, come aveva detto prima. Va bene, allora, noi
Ringraziamo di cuore gli under 14 della Pescara Calcio con mister D'Ulisse e con il vice Paolo Di Silverio. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi. Un saluto a Paolo, abbiamo fatto insieme una puntata di Promesse Vincenti, è stata bellissima. Ciao Paolo. Ricordiamo anche la trasmissione fortunata, visto che tu dici che anche la nostra lo è, quindi la tua è altrettanto fortunata, Promesse Vincenti. Grazie. E grazie a Massimo Profeta per la sua preziosa presenza. Grazie a te. Grazie e grazie a Mardo Nzita, in bocca al lupo per domani e per la tua stagione a Pescara. Grazie a Massimo Mucciante dell'Ufficio Comunicazione a Pescara Calcio, grazie al direttore delle attività di base Angelo Londrillo, grazie a tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione, grazie alla collaborazione di Luca Teseo, al CEO Tonto Donati e Francesco Paolo Salviani e grazie ad Andrea Di Fabio in regia. Noi vi aspettiamo venerdì prossimo a Cuccioli e Campioni. Buonanotte. Thank you.